Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Alessandro Davenia dal titolo Resisti cuore con sottotitolo L'arte di essere mortali, edizioni Mondadori. Alessandro Davenia è un docente di materie umanistiche, ha all'attivo diversi libri, tutti di notevole successo. Questo rappresenta un'evoluzione della sua produzione letteraria perché se da un lato gli consente di parlare di quello che per lui è il mito tra i miti, ossia quello di Ulisse, dall'altro lato gli consente la possibilità di parlare delle sue esperienze passate, della sua sofferenza e soprattutto di come attraverso l'ausilio e il ricorso alla lettura delle pagine dell'Odissea sia riuscito a superare queste difficoltà. In un certo qual modo la vita non può essere rappresentata come una superficie liscia, ma è piena di increspature, piena di pieghe. Queste pieghe impongono un impegno da parte di ciascuno di noi, perché sono presenti nell'esistenza di ciascuno. La narrazione del dolore, fa sì che, si attivi una resistenza che poi sfocia in una rinascita. L'Odissea è quindi la narrazione delle difficoltà umane e nello stesso tempo l'indicazione delle possibilità per affrontare tutte le avversità dell'esistenza. Per Davenia, l'Odissea è un libro madre perché è un libro che dà il respiro e dal respiro e il desiderio, uniti insieme, scaturisce il destino, che altro non è che l'esistenza. I greci consideravano, o meglio, associavano la filatura e la tessitura al concetto del tempo. E uno dei personaggi cardine dell'Odissea è sicuramente Penelope, che tesse sul telaio. In un certo qual modo il destino è il quantitativo di lana destinato, in un gioco di parole, a ciascuno di noi, che si trasforma in trama durante il filare e lo sfilare sull'ordito del telaio dell'esistenza. Consiglio la lettura di questo testo perché invoglia e aiuta a interpretare e fornisce un appiglio indispensabile per poter superare quelle che sono le difficoltà che ciascuno di noi incontra nel corso della propria vita.